Sempre più spettacolo, il Politeama riprende da settembre la sua programmazione con fiducia ed entusiasmo, proponendo una serie di appuntamenti tra teatro, musica e danza con grandi titoli e interpreti popolari. La grande novità del 2021 è il riconoscimento del Politeama da parte del Ministero della Cultura e il MIBACT attraverso l'ammissione al Fondo Unico per lo Spettacolo. Il CLEM è sempre più spettacolo. Ci riempie un po' d'orgoglio perché ne faremo più appuntamenti e anche più repliche di ciascun evento, e questo grazie al fatto che, e questa è la novità, il Politeama è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura e quindi sarà sostenuto dal MIBACT. Ci rende orgogliosi perché ci allinea a poche altre realtà delle Marche che hanno questo riconoscimento. Quindi è sicuramente una grande soddisfazione per il lavoro di qualità, credo, che è stato riconosciuto, che abbiamo svolto al Politeama, e ci dà la possibilità di fare qualcosa in più per uscire da questo momento di impasse dovuto chiaramente a tutto quello che sappiamo. La novità che abbiamo quest'anno è la danza. Abbiamo finalmente introdotto anche degli spettacoli di danza nel programma. Non potevamo non farlo perché in una città che ha da molti anni il liceo coreutico e in una struttura come questa che ospita diverse scuole di danza non potevamo far mancare la danza nella programmazione. E poi il jazz con 4 appuntamenti importanti di spessore: Fabrizio Bosso, Fabio Zeppetella e tanti altri, Marco Pacassoni. Il Master Piano Festival più, che sarà, quindi come già è successo nelle altre 3 edizioni, costituito da concerti pianistici, ma più perché ci saranno anche altri strumenti, ci saranno degli ensemble vicino al pianoforte per rendere tutto sicuramente più interessante e variegato. E infine il teatro, diciamo il piccolo teatro d'autore che si può fare in una sala come quella del Politeama, con Saverio Marconi per esempio, con uno spettacolo nuovo che insieme a Cinzia Pennesi parlerà di poesia, di teatro, con uno spettacolo molto interessante di spessore. Saverio Marconi è il teatro a Tolentino, nelle Marche, in Italia, quindi siamo felicissimi di averlo qua. E poi con appuntamenti anche più leggeri o di spessore avremo Paolo Conticini, Tiziana Foschi, Isabella Carloni con uno spettacolo ispirato a un saggio di Nicola Gratteri sulla mafia. Quindi ecco, sicuramente la multidisciplinarietà del Politeama è questo un po' il DNA di questo luogo, che è multidisciplinare. Molti appuntamenti saranno replicati per agevolare la partecipazione del pubblico a causa della capienza ridotta imposta dalle normative Covid. Il Politeama è gestito dalla Fondazione Franco Moschini, nata con il Comune di Tolentino allo scopo di restaurare prima e far rivivere poi un luogo simbolo di cultura per la città e il territorio. Vedremo delle opportunità molto 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 belle con personaggi di tutti i calibri e in tutte le salse. Quindi questa è una grande mia soddisfazione. Tolentino è una città che io amo e ovviamente mi ha dato tanto. Io cerco di ridare in qualche maniera a Tolentino anche una sua attività, una sua dignità che va oltre la bellissima sede in cui stiamo, fatta a suo tempo dal mio amico Michele De Lucchi. E però è una realtà molto bella.